I leader di centrodestra in piazza Udine per sostenere la candidatura di Fedriga che punta al bis in regioni, i ministri Tajani e Salvini, la premier Meloni in collegamento da Roma. Dopo Schlein, ecco Conte a spingere Moretuzzo nel patto regionale PD 5 Stelle, abbiamo dimostrato di poter governare, il centrodestra si presenta unito, ma poi si divide su tutto. Sanità e liste d'attesa, le differenti visioni di Fedriga e Moretuzzo a Ring, il governatore uscente stasera spiega come vuol ridurre le liste, Moretuzzo ieri ha parlato della necessità di una svolta sanitaria. Traffico di furti nelle abitazioni sotto Longera, l'allarme dei residenti in via del Timo che hanno lanciato l'appello questa mattina a Sveglia Trieste. Atti osceni davanti al ricreatorio Padovan, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un tossicodipendente che stava esibendo i genitali. Paghe troppo basse, in sciopero oggi a Trieste con presidi in piazza dell'Unità, gli addetti della vigilanza privata che non arrivano a fine mese con lo stipendio. Pallacanestro Trieste, firmata la Lettone Roberts Stumbris, ex Trapani per sopperire allo stop di infortunio dell'americano Jale Hudson. Buonasera e ben trovate alla nuova edizione del telegiornale di Tele4, i leader di centrodestra in piazza Udine che sostengono la candidatura di Massimiliano Fedriga che punta al bis in regione. I ministri Tajani e Salvini erano presenti sul palco, la premier Meloni in collegamento da Roma. Marco Stabile. Vincere in Friuli Venezia Giulia con un grande distacco rispetto ad una sinistra divisa, con un centrodestra unito e coeso, siamo tutti quanti qua sullo stesso palco insieme, uno accanto all'altro. Partiti diversi, ma parte di una coalizione unita che vuole continuare a governare insieme questo paese e questa regione. Vi chiediamo un voto di fiducia anche al governo nazionale, perché questo governo credo che per la prima volta abbia dimostrato di avere persone serie, credibili, affidabili, responsabili, che hanno innanzitutto a cuore l'interesse del popolo italiano. Bagno di folla in piazza a Udine per il popolo di centrodestra a supporto della ricandidatura di Massimiliano Fedriga a presidente del Friuli Venezia Giulia. Dopo il ministro degli esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, è stata la volta del ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, leader della Lega e promotore dell'ascesa politica proprio del governatore del Carroccio. Un voto importante non solo per confermare il buon governo a Udine e il buon governo di uno dei migliori governatori che la Lega abbia mai avuto, Massimiliano Fedriga. Ne vado orgoglioso che la scuola amministrativa della Lega abbia portato il governatore Friuli Venezia Giulia a essere il coordinatore di tutti i governatori di tutta Italia. Non è riuscita ad esserci in presenza per l'imprevisto impegno al Quirinale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha spiegato in collegamento telematico ha in comune con Fedriga un impegno in politica nato in giovane età e, ha detto, scaturito dalla pura passione. È vero che la storia di Massimiliano, come la mia, come quella di Antonio, di Matteo, di Luca, di tanti altri, è una storia semplice, titolo del libro di Massimiliano Fedriga, sono preparatissima, però descrive molto bene la nostra idea di cosa sia un politico, cioè una persona che non ambisce a essere niente di diverso da quello che è e che è stato, non una persona che vuole diventare qualcuno, una persona che vuole rimanere se stessa. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conti era oggi a Trieste nell'ultimo giorno di campagna elettorale al centro i fondi del PNRR. Conte ha anche insistito sulla necessità di non sprecare risorse, puntando a portare a termine tutti i progetti presentati all'Europa e ha lanciato anche una frecciatina al centrodestra. Sentiamo Bernardo Gulotta. Oh, guardi, è chiaro che il centrodestra, quando si tratta di fare una passerella elettorale, si ritrova compatti e uniti e vengo anche qui oggi in pompa magna a chiedere i voti ai cittadini. Abbiamo però scoperto dappertutto, a livello nazionale, a livello territoriale e locale, che poi quando si tratta il giorno dopo di iniziare a assumersi responsabilità di governo si presentano divisi su tutto.
Sono stati numerosi gli argomenti trattati oggi dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Trieste nell'ultimo giorno di campagna elettorale, ma è sul PNRR che si è focalizzata l'attenzione iniziale, in quanto aspetto che coinvolge tutta l'Italia, con i progetti in piedi e gli stanziamenti fra quelli già arrivati e quelli previsti. È un'opportunità che non possiamo lasciare sprecata, non possiamo lasciare che vadano sprecate risorse destinate a rilanciare il nostro paese dopo tantissima sofferenza. Lo dobbiamo ovviamente a chi non c'è più, lo dobbiamo a chi è sopravvissuto e piange ancora i morti, lo dobbiamo all'Europa che ha voluto operare una svolta in segno solidaristico, lo dobbiamo a noi stessi perché abbiamo l'opportunità di non essere più il fanalino di coda in Europa. E per questo allora il Movimento 5 Stelle tende la mano e speriamo che lo facciano tutte le forze politiche, tutte le forze sociali, tutte le autorità istituzionali dei vari livelli, anche territoriali, perché questo PNRR sia realizzato sino all'ultimo progetto. Alleanze politiche, lavoro, sanità pubblica e immigrazione. Proprio su quest'ultimo aspetto Conte è molto critico verso il governo, in particolare ricordando le promesse preelettorali dei partiti di centrodestra. Sul tema delle migrazioni questo governo sta registrando un fallimento clamoroso. Era il governo che aveva la ricetta pronta, il governo del blocco navale che avrebbe risolto i problemi e invece il governo che si trova con sbarchi quadruplicati. Detto questo, ci auguriamo che in Europa si possa realizzare concretamente un meccanismo di gestione collettiva europeo che non sacrifichi il nostro paese, un paese di primo approdo, con coste ovviamente, con dei confini marittimi, e possa anche qui il segno di una svolta solidale che noi avevamo avviato. Poi è arrivato anche il momento della pandemia, ovviamente ha bloccato tutto, ma speriamo che si possa realizzare. Questa sera alle 22.30 a Ring andrà in onda l'intervista a Massimiliano Fedriga, ricandidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia per la coalizione del centrodestra. Sentiamone un'anticipazione che si concentra in particolare sul tema della sanità e lo sforzo in corso per ridurre le liste d'attesa. Che lo Stato centrale, per quello dico non possiamo decidere da soli, ha deciso questo è il massimo di privato convenzionato che tu puoi erogare. L'ha bloccato, esatto, l'ha bloccato. Ad esempio, noi abbiamo l'8,9%, uh-huh. Il Veneto ha il 15%, sì. L'Emilia Romagna, che non è una regione guidata dal centrodestra, ha il 14%. Stiamo parlando di milioni di euro che non possiamo utilizzare per dare prestazioni gratuite ai nostri cittadini. E noi l'8,9%. Cosa significa? Che e poi pensi la cosa assurda. Se un cittadino del Friuli Venezia Giulia va in un'altra regione, per esempio in Veneto, a chiedere quella stessa prestazione nel privato convenzionato Veneto, quel tetto non c'è più e noi paghiamo. Certo. Vuol dire che sfugge dal controllo del pubblico il privato convenzionato, perché se uno va in un'altra regione non è più sotto il controllo della regione, malgrado la regione paghi quel servizio perché giustamente deve essere gratuito e universalistico. E noi non riusciamo ad aumentare le prestazioni. Io ho parlato con il nuovo governo, con il ministro Giorgetti e il ministro Schillaci, hanno capito perfettamente il problema, perché non è giusto che a noi ci facciano fare una gara dove abbiamo un peso al piede e possiamo correre più lento degli altri. Non per nostra scelta, noi le risorse ce le abbiamo, ma per una scelta imposta dallo Stato centrale. Allora perché se aumentiamo, perché il pubblico, la struttura pubblica è il cuore della sanità, ma per esempio quelle prestazioni come per esempio visite o esami diagnostici che possono essere di supporto e alleggerire le liste d'attesa, noi vogliamo ampliarle e dare questo servizio gratuito, ampliare questo servizio gratuito per i cittadini, perché i numeri che portiamo dopo 5 anni difficilissimi, abbiamo superato Vaia, una pandemia, la guerra che è in corso, e il caro energia, l'inflazione, la siccità, gli incendi, anni penso che mai una legislatura così complicata la si ricordi. E malgrado questo abbiamo dei numeri che sono superiori ai periodi ordinari. Siamo la prima regione in Italia come crescita di export, in assoluto. Abbiamo triplicato nel 2022 gli investimenti internazionali che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia rispetto alla media dei 10 anni precedenti. Triplicato, una crescita esponenziale. Mi scusi, siamo riusciti a recuperare prima regione in Italia i numeri sul turismo 2019 superandoli, e il 2019 è stato l'anno dei record. E ieri sera a Ring c'era Massimo Moretuzzo, candidato a presidente del Friuli Venezia Giulia per la coalizione di centrosinistra, che ha sintetizzato così le richieste arrivate dai cittadini durante la campagna elettorale, il suo nuovo rapporto con la città di Trieste. Sentiamo. Che campagna elettorale è stata? Ma faticosa ma entusiasmante, perché devo dire che abbiamo avuto quasi dovunque sale piene, tante persone, tanti giovani. Ed è stato bello incontrare tanti luoghi anche un po' dispersi in giro per il territorio regionale, no? Noi abbiamo fatto questa scelta di partire dai margini, dalle periferie,
e quindi siamo stati molto nelle zone di montagna, sull'altipiano carsico. Allora, mi ha colpito molto il fatto che su alcuni temi per noi cruciali, come la sanità, l'ambiente, il lavoro, c'è molta più consapevolezza fuori dal Consiglio regionale che dentro. Ma questo mi ha colpito perché c'erano delle questioni che noi sentivamo già in questi 5 anni essere centrali, no? Anche gli scontri che ci sono stati dentro l'aula, comunque i confronti, erano su alcune questioni che noi abbiamo percepito come davvero vitali per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Però dentro le comunità e anche dentro i sistemi produttivi della regione abbiamo capito che c'è la consapevolezza che bisogna fare un cambio di paradigma su tante questioni. Ci vedono tutti, ma siamo a Trieste. Che frase hai imparato in Triestino? No, allora, la prima che ho imparato è no sepol. Esatto, no? Questa è immaginato. Però giocata e utilizzata in modo sbagliato molte volte, no? Perché sembra che sia una frase da usare in ogni momento quando si vuole bypassare un problema. No? No, in realtà ho scoperto in queste settimane una città che all'inizio mi guardava con diffidenza, no? Il Furlan che veniva a Trieste, e che invece poi di incontro in incontro, di conferenza stampa in conferenza stampa, di camminata in camminata, mi ha permesso di scoprire una città che ho imparato, insomma, a conoscere ancora di più degli ultimi 5 anni e con la quale ho costruito un bellissimo rapporto. E naturalmente stasera torna a Ring con Ferdinando Avarino alle 21.05, ecco i suoi ospiti: Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia, Marco Pisani, Slovenska Skupnost, Mauro Capozzella, Movimento 5 Stelle, Michele Babuder, Forza Italia, Antonella Grima, Azione Più Europa, Italia Viva e Franco Zonta di Insieme Liberi. Naturalmente, come detto prima, alle 22.30 invece l'intervista al governatore uscente Massimiliano Fedriga. La sintesi dell'impegno di Alessandro Maran come candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia per Azione Italia Viva e Più Europa. Sentiamo l'intervista. Vabbè, insomma, quella che all'inizio sembrava una formazione gassosa dai contorni indefiniti, no? Il terzo polo, adesso ha preso consistenza. Sembravamo dei marziani, ma molte delle questioni che abbiamo sollevato, a cominciare dalla battaglia per il futuro dei giovani, si stanno affermando. Quando parlavamo dell'andamento demografico sembravamo strani, e anche delle difficoltà di crescita della regione. Adesso, insomma, in molti prendono atto che le cose che diciamo bisogna fare, battersi per modernizzare la regione, investire in innovazione, nei giovani, nelle imprese, insomma, stanno diventando il linguaggio di tutti. Insomma, un mattone è stato messo, questo resta. Aveste avuto più tempo? Oddio, si poteva consolidare quell'edificio che vogliamo costruire, no? La casa dei riformisti, un mattone alla volta. L'ultima considerazione al termine della campagna elettorale di Giorgia Tripoli, candidata alla presidenza della regione per Insieme Liberi. Resterà, per me personalmente, tutto quello che ho imparato è il fatto che ho capito e scoperto che siamo veramente in tanti, cioè che questa minoranza di persone che non si sono hanno assecondato il governo, che non hanno piegato il capo, che non si sono fatti convincere da quelle che sono state le bugie, stanno uscendo anche sui giornali, no? Tutte le intercettazioni, ecco che siamo in tanti, che contiamo e che dobbiamo avere un peso, e che è giusto che abbiamo un peso a livello politico. E per quanto riguarda il dopo, sono sicura che l'esperienza vale la pena esportarla fuori dalla regione, perché in tanti già ce lo chiedono, perché penso che sia giusto che una rinascita arrivi e parta dal nostro Friuli Venezia Giulia, come il sole sorge ad est, sorge un vento di rinascita per il resto d'Italia anche. Il ministro di Università e Ricerca Anna Maria Bernini in visita all'Università degli Studi di Trieste per apporre la sua firma sul libro d'onore. Tra gli argomenti trattati, la fuga dei cervelli e il caso Regeni. Dobbiamo anche consentire la libera scelta di chi decide di andare all'estero, partecipare anche, diciamo, della sua formazione, un'esperienza straniera, però il nostro impegno in quel caso non è di non farli partire, ma di farli tornare, cioè di creare le condizioni perché possano tornare e possano avere un'attrattività nel ritorno. Non solo cercare di trattenere in Italia un dottorando, ma guardare anche al rientro di un italiano dopo una specializzazione o esperienza lavorativa all'estero per offrire opportunità attrattive in Italia. Anche così si combatte la fuga dei cervelli, parla il ministro di Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, in visita all'Ateneo Triestino per firmare il libro d'onore dell'Università degli Studi di Trieste alla presenza del rettore Roberto Di Lenarda. Al di là dell'inversione di prospettiva, il ministro Bernini ha spiegato quello che il governo intende fare per consentire ai giovani
giovani di sperare in un futuro in Italia senza essere costretti a emigrare. Prima di tutto garantire l'accesso all'università al maggior numero possibile di persone indipendentemente dal loro reddito, quindi potenziare, come abbiamo fatto, le borse di studio, ci abbiamo messo 500 milioni, potenziare le residenze universitarie, ci abbiamo messo 300 milioni e non è ancora abbastanza. Dopo aver garantito loro il diritto allo studio bisogna garantire loro il post, quindi creare un contesto come dottori di ricerca, come ricercatori, che sia accettabile, diciamo, in una dimensione non solo economica ma anche di offerta di lavoro, di offerta formativa post graduate. E noi abbiamo proprio di recente con il Ministero dell'Università 3 settimane fa firmato un decreto per 18.770 dottorati di ricerca, di cui alcuni dottorati innovativi che sono fatti tra le università e le imprese, in modo da garantire, diciamo, l'ingresso della ricerca nelle imprese e garantire al ricercatore che entra nell'impresa di trovare un posto di lavoro. Infine una battuta sul caso Regeni, in virtù dell'udienza del 3 aprile davanti al GUP di Roma, nella quale il governo dovrà riferire sulla disponibilità di collaborare con l'Italia, espressa nelle scorse settimane dal presidente egiziano Al-Sisi. Io personalmente sono stata, nella mia qualità di ministro dell'università e della ricerca, alla missione che abbiamo fatto insieme al ministro Tajani, vice Presidente del Consiglio e Ministro Tajani in Egitto, e il Ministro Tajani ha detto al Sisi esattamente queste parole, cioè verità per Regeni e giustizia per Zaki. Le telecamere di Tele4 stamattina durante Sveglia Trieste hanno fatto tappa in via del Timo, una strada appartata oggetto nelle scorse settimane di una serie di furti, ci racconta tutto Umberto Bosazzi. Sarebbe eccessivo sostenere che i residenti di via del Timo fra Sottolongera e San Giovanni vivano nella paura. Di certo sono preoccupati. Dall'inizio del mese la zona è stata oggetto di una serie di furti, alcuni dei quali avvenuti non necessariamente nottetempo. L'ultimo fra sabato notte e domenica. Così ne riassume la presunta dinamica il fratello della vittima. E sono entrati sul lato che c'è una finestra delle scale, hanno aperto sul rollet, con il cacciavite hanno aperto la finestra, non hanno fatto proprio tanto danni. E hanno aperto quello, sono andati dentro e nelle due camere hanno portato via anche dell'oro, anche dei soldi. Questi furti arrivano e svuotano le case, poi possono fare anche danni perché magari a casa mia magari anche trovano poco e tanto, però cose di valore affettivo. La zona era più tranquilla, altre cose, perché forse è cambiato qualche sistema, qualcosa così, hanno visto che questa zona è tranquilla e che non c'è tanto passaggio, quindi approfittano forse. Via del Timo è una strada, diciamo, appartata, non c'è un traffico eccessivo di norma, vero è che da qualche tempo a questa parte vi transitano più automobili. Da un lato ciò potrebbe dipendere dai GPS che magari la indicano come possibilità per raggiungere altri luoghi. Dall'altro è stata riscoperta durante il periodo pandemico. Durante la pandemia il traffico in queste zone è aumentato tantissimo, questa zona è stata riscoperta, è una zona verde, una zona periferica ma abbastanza vicina alla città, per cui tanti la scelgono per fare delle passeggiate. Tutto ciò, secondo alcuni, comporterebbe un transito maggiore e l'eventualità che le villette che lungo via del Timo si affacciano siano attenzionate anche dai malintenzionati. Saranno senz'altro da 2 a più persone. Uno di loro farà da palo a vedere se passa qualche pattuglia delle forze dell'ordine e dopo agiscono in un modo così proprio, come posso dire, in un modo anche con una certa sicurezza. I residenti in ogni caso sottolineano l'impegno delle forze dell'ordine intensificatosi dopo i casi segnalati. No, anzi, fanno passaggi, ho visto anche l'altro giorno la polizia municipale. C'è infine un'altra problematica, meno grave ma comunque evidente per via del Timo, lo stato del manto stradale. È tutto l'asfalto dove è stato rifatto un muro, è praticamente tutto ondulato e è pericoloso anche per i motorini, per le macchine, per tutto che passa di qua, perché c'è un traffico enorme qua, per quello no. Un uomo di 35 anni si stava iniettando una dose di stupefacente davanti al ricreatorio Padovan, esibendo i genitali. All'arrivo degli uomini della polizia locale ha dato in escandescenza e ha opposto resistenza ed è stato arrestato.
Arrestato dalla polizia locale dopo aver opposto resistenza e minacciato gli agenti con un taglierino, l'uomo, un 35enne, si trova ora agli arresti domiciliari. L'episodio è avvenuto ieri sera. In via Sette Fontane una donna si è avvicinata a due agenti della locale avvisandoli che vicino al ricreatorio Padovan c'era un uomo con i genitali esposti. Gli operatori hanno raggiunto la zona e hanno notato il 35enne che stava per iniettarsi una dose di stupefacente nell'area inguinale. Invitato a rivestirsi e a consegnare i propri documenti, l'uomo ha reagito con violenza, brandendo la siringa contro gli agenti. Un attimo dopo ha estratto dalla tasca dei pantaloni un taglierino con lama da 18 centimetri, agitandolo davanti agli operatori. Visto l'evolversi della situazione, gli agenti della polizia locale hanno chiesto supporto e poco dopo è arrivata un'altra pattuglia. Nonostante i tentativi di calmarlo, il 35enne continuava a minacciare gli agenti, che sono stati costretti a immobilizzarlo e a portarlo nella caserma di via Revoltella. Dopo le verifiche di rito, è emerso che il 35enne aveva numerosi precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire la propria identità, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e atti osceni in luogo pubblico. Su disposizione del pubblico ministero, il 35enne si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Incidente stradale questa mattina nel comune di Sgonicco. Un ragazzo minorenne viaggiava in sella al proprio motorino e si è scontrato con una macchina. Nell'impatto è stato sbalzato per circa 2 metri cadendo sull'asfalto. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Dopo la chiamata al numero 112 sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto alle prime cure del caso. Poi il minore è stato portato all'ospedale Burlo Garofalo in codice giallo. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi, ci saranno altri servizi e altre notizie dopo la pubblicità. State su Tele4. Sciopero delle guardie giurate quest'oggi. In Piazza Unità la manifestazione per sensibilizzare sulle due problematiche principali, ovvero i salari e il rinnovo del contratto. Hanno scioperato e sono scesi in piazza quest'oggi i lavoratori della vigilanza sia armata che non armata. Sul tavolo due problemi collegati fra loro, gli stipendi bassissimi e il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Hanno paghe al di sotto della soglia della povertà, 4,70 euro lordi l'ora. Parlo della vigilanza ad esempio non armata, un contratto che non viene rinnovato da 8 anni. 8 anni sono troppi. Perché nel frattempo quello che si perde è il potere di acquisto e la base previdenziale per la futura pensione. È una perdita doppia che si vive adesso ma si vivrà anche nel futuro in questo settore. La manifestazione odierna in Piazza Unità sotto la prefettura è stata indetta dalla Triplice a livello regionale. E al di là del fatto che non è la prima iniziativa a supporto del lavoro delle guardie giurate, apre una fase nuova nella trattativa. Questa è un'iniziativa a livello regionale come in altre regioni per dare una spinta alla trattativa nazionale. In aprile ci sarà un nuovo incontro con le controparti, le associazioni datoriali sono frammentate, non danno risposta ormai da troppo tempo, però la situazione ormai è diventata insostenibile. Siamo allo sport, la Pallacanestro Trieste conferma le indiscrezioni delle ultime ore ufficializzando l'ala Lettone Roberts Stumbris classe 93 proveniente dalla Pallacanestro Trapani che ha firmato un accordo di 1+1 fino alla fine della prossima stagione sportiva con la maglia biancorossa. Trieste reagisce all'infortunio del ginocchio di Jalen Hudson, tornando ancora una volta sul mercato. Il prescelto è l'ala piccola lettone Robert Stumbris, che ha giocato quest'anno in A2 a Trapani con 14,5 punti e 6 rimbalzi a partita. Compirà 30 anni in estate, è un'ala piccola con esperienze in Polonia, in campionato di massima serie e presenze anche con la nazionale della Lettonia per le qualificazioni mondiali. Quelle con Stumbris è stato un accordo veloce, l'analisi del general manager Mario Ghiacci. Abbiamo dovuto reagire immediatamente all'infortunio di Hudson per poter garantire la competitività del roster e non abbiamo perso tempo. Il giocatore sarà a disposizione già dall'allenamento di questa sera e la società si augura che possa aver modo di inserirsi in tempi brevi nei meccanismi di squadra. Un intervento puntuale in vista della partita con la Virtus Bologna di domenica e delle ultime 7 gare di campionato in cui Trieste deve completare la missione salvezza, peraltro pure con uno Skyler Spencer in difficoltà a causa della fascite plantare. Con Stumbris, spiega coach Marco Legovic, aggiungiamo al nostro roster un giocatore pericoloso sul perimetro, versatile e di grande fisicità, essendo capace di ricoprire i ruoli di 3 ma anche di 4. È tutto dal telegiornale di Tele4, grazie per averci seguito, rimanete con noi, fra pochissimo il nostro approfondimento dopo la pubblicità insieme al giornalista e direttore del The European Post Marco Gombacci. A fra poco.
Eccoati, ben ritrovati di nuovo in diretta nello spazio che segue il telegiornale di Tele4. È con noi Marco Gombacci, giornalista, direttore del The European Post, professore universitario, ben trovato. Buonasera, grazie Gianluca per l'invito. Abbiamo l'occasione con te di commentare davvero moltissime cose che riguardano la geopolitica, i rapporti con gli altri stati, quello che sta succedendo nel mondo. Allora io rapidamente vorrei dare anche senso un po' a un altro argomento che sicuramente abbraccia un po' tutto, no? La sfida del PNRR. È uscito un articolo sul Corriere della Sera 2 giorni fa dove dicono chiaramente l'Italia rischia di perdere parte dei fondi se non si adegua a una scaletta che invece Trieste starebbe rispettando, insomma, alza la media italiana da questo punto di vista, però comunque sono soldi che vanno spesi e vanno spesi in un certo modo. Rischi di non riuscire a fare così, benefici invece che anche per Trieste deriverebbero appunto dall'attuazione dei fondi del PNRR. Che aria si respira? Beh, allora, a Bruxelles c'è da dire che tutto è negoziabile. Cioè, seppure vi è una certa rigidità, soprattutto all'interno della Commissione europea, c'è sempre la disponibilità di rinegoziare alcuni accordi se si vede che la scaletta, ad esempio, può non funzionare. E questo è il caso del PNRR, ovvero sia io non vedo nessuna difficoltà, nessun problema a chiedere a Bruxelles di rinegoziare la scaletta o alcuni progetti. Perché? Perché semplicemente dopo il 24 febbraio, cioè il giorno dell'aggressione russa in Ucraina, il mondo è cambiato, sono aumentate ad esempio le materie prime, per cui tutta una serie di progetti hanno anche dei costi totalmente differenti, giusto per fare la cosa, per rappresentare un esempio più alla mano. Per cui non bisogna avere paura di rinegoziare alcuni progetti, non si deve aver paura di andare a cercare di avere nuovi accordi con la Commissione europea per la messa in atto proprio del piano di PNRR. Certo è che su tutta una serie di cose non possiamo, e qua lasciatemelo dire, finanziare stadi con quei soldi, cioè ci devono essere dei progetti veri e propri, perché altrimenti se il funzionario della Commissione europea che ci deve approvare, o il direttore generale che ci deve approvare il piano, è magari anche disposto ad aprire ad alcune richieste dell'Italia, vede che ci sono dei progetti per finanziare o per ristrutturare degli stadi, per quanto importanti possano essere, per carità, ma capiamoci che non può essere questa la priorità, per cui dobbiamo anche presentare un piano fortemente credibile, essere noi credibili, ecco come allora ci possono essere delle aperture da parte della Commissione europea. Ecco, e a Trieste i soldi per esempio hanno cominciato a essere spesi più o meno fin da subito, col PNRR l'unico settore, parlo invece di tutta l'Italia, che va forte, passatemi il termine, è quello della cultura invece, dove forse è anche più facile stanziare dei fondi, approvarli. Però Trieste, che è un po' la porta orientale, no? Anzi è la porta orientale dell'Italia e praticamente anche più o meno dell'Europa, vive una sfida molto importante, perché è vero che ci sono i fondi, ci sono grandi opere che si possono attuare, è anche vero però che c'è la crisi ucraina, c'è la guerra, c'è un riverbero che percepiamo nelle nostre tasche. Allora, prendendola più alla larga, che impatto sta avendo questa guerra russo-ucraina sull'Italia, sull'Europa, e purtroppo anche con un gran binocolo la vedo dura prevedere la fine di questa situazione. Prevedere la fine, non ci azzardiamo in queste attività o questi esercizi particolarmente difficili, però sicuramente se noi pensiamo che anche l'eventuale fine del conflitto su terra russo-ucraino finisca col cessare delle ostilità belliche, ci illudiamo. Cioè una possibile proiezione del conflitto russo-ucraino può essere effettuata nel Mediterraneo. Questo perché? Perché il Mediterraneo ha riassunto una certa strategicità. Attraverso il Mediterraneo passano i gasdotti, fondamentali per l'approvvigionamento energetico sia italiano che europeo, passano i cavi sottomarini di trasmissione dati internet, per cui un'altra infrastruttura strategica attraverso i quali vi sono, ad esempio, le trasmissioni o le transazioni economiche per milioni e milioni di euro ogni giorno. Quello che sta cercando di fare anche il porto di Trieste, peraltro. Tra l'altro, e dopo torniamo anche alla strategicità proprio del porto di Trieste in questa chiave, e attraverso il Mediterraneo assumono un ruolo particolarmente importante i porti, perché attraverso il Mediterraneo passano il 20% di tutte le rotte marittime. E se pensiamo che il commercio
che il commercio globale passa per il 90% attraverso mare, capiamo l'importanza di questo quadrante strategico per l'Italia e per tutta l'Europa. Ovviamente per posizione geografica chi si trova al centro del Mediterraneo? L'Italia. E in questo caso noi dobbiamo andare a vedere come i porti, ma anche altre città da una posizione geografica strategica, Trieste, risultino altamente strategiche per gli interessi politici e geopolitici di tutto l'Occidente, non solo, neanche solo europei, ma di tutto l'Occidente. Ecco perché probabilmente l'importanza anche di stanziare determinati finanziamenti per la crescita del porto di Trieste e vedere determinate opportunità che si possono aprire anche per il porto di Trieste, ad esempio per la ricostruzione in Ucraina o per l'invio anche di determinati aiuti, visto che ad esempio il Mar Nero, nessuna nave vuole più andare nel Mar Nero perché è altamente instabile e non è più sicuro. Per cui tutta una serie di da Suez, tutta una serie di navi possono arrivare al porto di Trieste proprio per collegarsi con l'Est Europa, ma anche con il Nord Europa attraverso le nuove infrastrutture che ci sono. Per cui Trieste in questo caso non è più un modo di dire, ma Trieste è veramente al centro dell'Europa. Quanto vale il suo porto? Alcuni dicono che Trieste è il porto e il porto è Trieste. Esatto, ma le attività del porto non si devono esaurire solo nel porto, per cui siamo in una serie di ragionamenti particolarmente interessanti, perché il porto non è solo la nave, il porto è anche tutta l'attività che c'è dietro, per cui tutta la logistica, tutte le attività industriali che potenzialmente possono essere fatte. Per cui se il porto sta crescendo in questa maniera così importante, ecco che anche Trieste ne può giovare. Ne può giovare anche perché vi è l'interesse, probabilmente del nostro principale alleato, gli Stati Uniti d'America, a non avere nemmeno attori ostili all'interno del porto di Trieste, in un'area strategica, come ho detto prima, per l'Occidente, perché ricordiamoci molto bene che a pochi chilometri da Trieste c'è anche una base NATO, come quella di Aviano, altra asset strategico per tutto l'Occidente, asset militare in questo caso. Per cui vi sono tutta una serie di cose che si incastrano, che fanno sì di Trieste e del Friuli Venezia Giulia una zona che da adesso in poi può incrementare il proprio ruolo, ma anche la propria influenza all'interno delle relazioni internazionali, anche per l'Italia. Per cui l'Italia deve riscoprire Trieste in questo senso. Faccio una doppia, quasi tripla domanda, anche perché quando si ragiona di geopolitica, lo sai molto meglio di me, insomma, si sfocia davvero in ogni settore. Continuando a tenere banco sui porti, prima si parlava tanto di Trieste, adesso quello di Taranto, per esempio, e poi chissà quali, la Cina, che è molto brava a creare infrastrutture e a espandersi, per così dire, ricordo quel famoso memorandum d'intesa firmato nel 2019 tra Xi Jinping e Conte, mi pare, fosse il Conte 1, giusto, in quel momento, che è rimasto lì intanto. E, insomma, in questa situazione che stiamo vivendo, c'è la guerra, c'è la crescita che i fondi europei possono garantire, ma la Cina che ruolo può avere? Sappiamo dell'interesse nei Balcani, per esempio, sappiamo dell'interesse per le infrastrutture, per non parlare per esempio dell'Africa, Nord Africa e tutti i luoghi che sappiamo. C'è ancora una reale possibilità o pericolo anche, dipende dai punti di vista, che la Cina possa interfacciarsi nel nostro sistema, entrarci dentro in qualche modo? Allora, innanzitutto, questo pericolo c'è e lo stiamo vedendo proprio con Taranto. Cioè vi sono alcune attività della Cina che vorrebbero controllare o parzialmente controllare il porto di Taranto, ma ricordiamoci che a Taranto c'è anche un'altra base NATO, per cui anche là vi sono due interessi di due grandissime potenze che sono in contrasto tra di loro. E la Cina da anni ha messo in atto determinate operazioni economico-finanziarie con una penetrazione fortissima, come hai detto giustamente tu, in Africa, nel Sahel, anche nel Nord Africa, per cui stiamo attenti, quando parliamo anche di guerra ibrida dobbiamo anche considerare non solo la Russia con la Wagner, c'è stato un grande dibattito le scorse settimane, ma io aggiungerei anche la Cina in questa guerra ibrida, per cui anche la Cina attraverso cyberattacchi potrebbe avere anche l'interesse a destabilizzare alcuni asset strategici italiani ed europei, per cui questo è un allarme che bisogna prendere molto, molto sul serio, e soprattutto la penetrazione cinese nei Balcani può interessare molto fortemente anche Trieste e Friuli Venezia Giulia, per cui mantenere alta l'attenzione, l'Italia ha tutti gli strumenti per controllare queste penetrazioni, nel caso del Golden Power anche per bloccarli,
dall'altro lato bisogna separare, cioè qualsiasi progetto geopolitico cinese deve essere respinto al mittente, non possiamo essere, soprattutto in questo momento geopolitico, noi non possiamo essere titubanti. Un'altra cosa ovviamente è il mero commercio, non è che possiamo chiudere le porte al commercio con l'estremo oriente per quello, ma qualsiasi progetto commerciale barra geopolitico dobbiamo stare molto attento e ogni volta dobbiamo valutarlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ascoltando tutte le istituzioni italiane che si occupano di queste problematiche. E qui apri un po' la strada a questa domanda, anche chi fa informazione fa fatica e soprattutto fa fatica chi vuole recepire l'informazione. Abbiamo visto il tema delle fake news in questi anni come mai recentemente, no? Adesso, vabbè, per non parlare ovviamente della pandemia e tutto quanto, adesso però parlando della guerra abbiamo visto, no? A chi dobbiamo affidarci, quali agenzie di stampa? Ovviamente è chiaro che tutti hanno e abbiamo preso una posizione, un governo sovrano è stato deliberatamente invaso, ma c'è informazione e controinformazione, quindi anche chi si occupa di informazione deve sempre ragionare con le pinze. Bisogna stare attentissimi. In guerra la prima vittima è la verità. Ci sono propagande da un lato e dall'altro lato. E questo bisogna essere chiari nel dirlo. Perché in tutte le guerre, io sono stato in Siria, in Iraq, nel Nagorno-Karabakh, sono stato in Ucraina, e tutte le volte, anche quando si è sul campo, vi sono determinati soggetti che cercano di influenzare una determinata narrativa, come anche perché è il loro ruolo. Cioè non è che sono degli agenti che cercano di utilizzare la narrativa per portare l'opinione pubblica nella propria causa. Questo succede in tutte le guerre. Dall'altro lato, come giornalisti, come operatori dell'informazione, ma anche da un punto di vista politico, bisogna sempre cercare di ottenere e di leggere il più possibile tutte le fonti a disposizione, cercando sempre di capire quando una notizia può giovare solo a una parte e non all'altra, quando c'è una disparità di trattamento di un soggetto all'altro, quando ci sono due notizie sullo stesso avvenimento totalmente contrastanti. Allora là si capisce che c'è qualcosa che non funziona e bisogna indagare sempre di più. Certo è che questo noi lo possiamo fare come giornalisti perché magari abbiamo gli strumenti, magari non tutti, però abbiamo una certa predisposizione. Mi preoccupano molto di più le nuove generazioni, le quali magari leggendo o sentendo un video velocissimo su TikTok di 10 secondi prendono immediatamente posizioni. Ecco, forse sulle nuove generazioni forse bisognerà fare un lavoro molto più capillare per capire come loro recepiscono determinate notizie e come favorire una loro criticità, attività critica quando leggono qualche notizia che magari può essere chiaramente o meno una fake news. Assolutamente, assolutamente. Marco Gombacci, ti ringrazio per essere stato in nostra grazie compagnia. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. Dopo un po' di tempo che torno in studio perché per come viaggi sei sempre in collegamento, ma perché giustamente viaggi davvero moltissimo. Grazie Marco Gombacci, grazie, e alla prossima. Grazie a voi per averci seguito anche in questo speciale che segue il telegiornale di Tele4. Come sempre, un grazie, un buon proseguimento con la vostra serata.